ragazzi, ciao ragazze, ma soprattutto ciao bambini! È tornata la Lallix con un nuovo video e oggi andiamo a spacchettare una delle buste che preferisco in assoluto. L'abbiamo comprata, mi pare, anche l'anno scorso, un facsimile, sempre con gli amici del mare. In estate mi piace un sacco cercare in edicola se li troviamo le buste colorate che richiamano il mare, appunto gli amici del mare. Qua c'è un pesciolino che mi fa venire in mente un sacco Nemo. Dopo qua tutti gli amici pesciolini, il pesce palla, la tartaruga, ma prima di tutto il saluto della regista, ciao, dell'opinionista, ciao, ciao, e dell'aiuto regista, ciao. Oggi la busta che andiamo a spacchettare è una busta un po' costosetta perché è costata 9,90 euro. Eh sì, speriamo di trovare all'interno Sì. Andiamo immediatamente a spacchettarla senza andare oltre a indugiare in discorsi inutili. Il cordino, come sempre, per portarmela a casa, l'amica forbiciona, perché l'amica forbicina è rimasta nello studio di registrazione. Oggi, come potete vedere, siamo in esterna e registriamo qua sui monti, sulle Dolomiti al fresco. Forse sentirete un po' di... L'opinionista va un attimo al servizio, alla toilette, ma torna immediatamente. Siamo venuti, appunto, dicevo, a registrare in esterna. Non che dentro ci sia un caldo pazzesco, però con la ring light, comunque stare dentro al chiuso non è che è, diciamo, il top. Meglio stare di fuori, all'aria aperta, è sicuramente meglio, secondo me. Respiriamo un po' di aria buona, almeno il fine settimana, perché sennò durante la settimana per lavorare si sta di solito chiusi in ufficio o comunque dove si lavora. E scusate se ci sarà magari una luce che non è proprio il top senza la ring light, però penso che con la luce naturale noi ci siamo messi all'ombra, non sarà poi così male, vero? No, no, si vede bene. Sì, si vede bene, ok. Sì. Allora andiamo ad aprire la busta, stavo tagliando così. Sì, il nulla. Allora, spacchettiamo e sta anche arrivando di nuovo di corsa all'opinionista. E apriamo! Ah no, abbiamo tagliato anche il pesciolino. Poverino! Non l'abbiamo tagliato? No, è rimasto qua. Aiuto, un incidente. Si capotta. Non vogliamo che voli via nulla, quindi lo mettiamo sotto al direct house. E andiamo a prendere, prima di tutto, il cartone, perché sappiamo che i cartoni sono sempre numerosi. Speriamo che ci siano un sacco di cose dentro. Ho portato anche un beauty pieno di trucco per fare peso sopra i cartoni. Allora, prima di tutto, perché ho già visto io qua e sento che è morbido, tiro fuori la roba peluche morbida. No, non so. Pronti? Questo è amici del mare. E quindi ci sarà un amico del delfino. No! No, no, scusa. Una poca. Dice 12 più. Ma come? Perché? Ma come perché? Come 12 più? Cosa 12 più? Come? Ma come mai? Eppure sembra una poca normalissima. Forse si arrabbia e ti mozzica. Comunque è molto molto carina ed è molto marina. Quindi, cioè, almeno è blu ed è comunque anche lei al mare. Sì, te la tiro. Quindi questa è molto carina. Ciao! Saluto a casa. Comunque sono contenta. Tiriamola subito che l'esperto ci dice se è cute. È cute? Va bene. Sì, da degli altri peluche. Eh? Tipo, sembra un po' diversa dalla morbidezza. Sì, è una morbidezza differente. Sì. Bene, siamo contenti. Si può attaccare allo zaino, alla maniglia della porta o al cellulare, dove volete. Compratele anche voi, che sicuramente trovate peluche diversi, però penso che non mettono foche in tutti. Comunque sono contenta che non abbiano messo un serpente. No? Oppure... infatti. Un'anguilla. Giusto? Ho i capelli un po' che mi danno fastidio. Allora, pronti? 3, 2, 1. Hopla. Questa non è amica del mare, questa è amica di discoteca. No. L'abbiamo già trovato un'altra volta. I Raccoltus li abbiamo trovate tante volte. Due volte, vero? Però... il premio, diciamo, scusate, io metto tutto qua sotto, il premio che abbiamo, il giornalino, allora io non le conosco, non so se Miracoltus mi seguite.